Ciao amici, ciao amiche, yeah! Ben ritrovati su Canale di Coppia, Davide e Chiara Channel. Bene, questa sera video spesa fatto da Esselunga. Adesso giriamo l'inquadratura, fermo immagine dello scontrino e via con la carrellata dei prodotti. Allora, siamo andati a spendere 121,42 euro. Non si capisce molto. Bene, iniziamo con 6 bottiglie di salsa della marca Valfrutta. Buona. Questo qua era uno più uno, giusto? Sì, uno lo paghi e perché uno c'è l'offerta uno più uno e questa qua, vi ricordo il servizio delle Iene 100% italiano. Queste qua sono bottiglie da 700 grammi l'una. In pratica 3 le abbiamo pagate e 3 sono venute gratis. E ottimo. Marca Valfrutta comunque è una buona marca. Esatto. Allora, siamo andati a prendere una confezione di uova marca Smart, sono 10 uova fresche medie da allevamento a terra. Ormai prendiamo la marca Smart perché comunque la più economica rispetto ad altre uova, e poi secondo me le uova sono tutte uguali, anche quella della Coco D. Allora, abbiamo preso una confezione di fragole marca, scusatemi, Fraison de Palos, giusto, Fraison de Palos? Sì. Marca Fraison de Palos, si sente proprio... Non potete ingannare questo bianco, ma sono profumatissime. Si sente il profumo, questa qua sono 500 grammi, mezzo chilo praticamente. Poi abbiamo preso 2 bouquet, già che siamo in tema di matrimonio. Potevo lanciare questo. Abbiamo preso i broccoletti, sono praticamente, abbiamo pagato 1,32 euro, ma guardate come sono giganteschi. Qua ci esce una bella pasta con i broccoli. Poi siamo andati a prendere una confezione di... questi sono... Sono frittelline, tipo le bugie. Qua c'è scritto frittelline ripiene con nocciola. Non e queste qua sono marca No Palma. No, questo è no, olio di palma. No, la marca La marca è questa. Questa qua marca è... Poi avevo preso il radicchio già tagliato, che questo qua sono 200 grammi. È un po' marognola, però è buona. Poi ragazzi, tutti continuano a dircelo, finalmente proveremo i biscotti alla Nutella, i biscuit. Nutella biscuit, no, questo qua deve essere 340 grammi. Questa sarà l'anteprima della la copertina del video, ok? Chissà come saranno. Poi abbiamo preso la classica confezione da 2 delle Golia Active Plus. Queste fanno respirare tantissimo. Queste qua sono buone e danno un respiro. Perché è balsamico. Poi vabbè, ho preso delle ridagna, zucchero bianco dal 1899, questo qua è un chilo. Allora, abbiamo preso i soliti sacchetti di spinaci, questi qua sono 600 grammi e questa qua è marca... Futura Gri. Questi qua non fatemi impressionare perché quando li cucinate... Ma questi li manderemo in padella, cioè bolliti e poi in padella. Però ho capito buono. Perché fanno le confezioni così grandi che poi quando li cucini si ristringono. Perché sono tutta acqua gli spinaci, amore. Sono buoni, ma devono fare confezioni più grandi. Allora, della marca Woody, Aya, abbiamo preso i soliti wurstel al formaggio. Siamo a 150 grammi a confezione, ve li faccio vedere dietro. Questi qua sono molto buoni ed erano in offerta. Poi abbiamo preso il taleggio marca Mauri, e questo qua durante il trasporto... Quell'acqua si è schiacciato. Sono 200 grammi questo. Era in offerta se vi interessa.
Poi abbiamo preso della marca Vismara il prosciutto cotto a dadini, chiamiamoli No, si dadini. chiama coriandoli, amore. Ah, coriandoli, infatti si vede che sono C'è proprio scritto guardati. coriandoli, c'è scritto. Perché dobbiamo fare pasta, panna, piselli e prosciutto. Poi abbiamo preso una fila di salamini, questi qua dell'S lunga, pagati 2,46 euro. Vedete, questo qua è 100% prodotto 100% italiano. Allora, abbiamo preso una scamorza affumicata, marca di casa mia, 250 grammi, questa qua a confezione. E abbiamo preso anche la scamorza bianca, sempre casa mia, Amore, la marca di casa questa è quella mia, e normale. 250 grammi. Poi, dato che c'era l'1 più 1, abbiamo preso le mozzarelle delle marche Esselunga, sono 3 a confezione e sono praticamente 125 grammi. Adesso 100% prodotto latte italiano. Allora, qua abbiamo l'amante di mia madre, detto Gli dalla... amanti. Qua sono gli amanti di mia madre, l'ha detto adesso Chiara, perché va amata per i limoni. Una rete di limoni da 1 chilo, guardate che belli, guardate il prezzo perché non me lo ricordo. Vieni, Poi, cucciolino. sempre della marca Smart, perché comunque è subentrata al posto della Fidel, È questa buona. qua è insalata mista, sono 400 grammi e secondo me questa qua sa che è una confezione per 4 persone. No, che di più, perché questa qua con i pomodori, questa è tanta, c'è tanta Sì, ma fai bis insalata, eh. perché l'insalata è buona Sì, intanto poi non comunque. fa male. Poi abbiamo preso una confezione di basilico, 100% italiano anche questo, sono grammi, aspettate, 30 grammi, vedete? Poi abbiamo preso una confezione piccina da 10 grammi, se non leggo male, No, 20 no, da grammi. 20 grammi di Allora. alloro. Poi abbiamo preso una confezione di carne trita scelta scontata del 20%, pagata 3,88 euro. Poi Oia. vediamo. Grana, padano, grattugiato. Virgilio, grana Dai, dai, dai. padano. Allora, della marca Virgilio abbiamo preso 4 buste di grana padano grattugiato fresco, sono 100 grammi a confezione. Queste qua erano scontate, se non Uno più uno, sbaglio. Ah, praticamente sempre due l'uno. pagate, due gratis. Ormai c'è, non so per quanto tempo, c'è l'uno più uno all'S Non ci ho lunga. Poi fatto caso, non ve lo so dire. Comunque, se andate online lo vedete. abbiamo preso la mozzarella di bufala. Pettinicchio Pasquale. Pasquale. Questa qua è 510 grammi, ma 200 grammi scolata. Adoro. Guarda quando scade. 2, 2, 2. Sarebbero da giocare. Della marca Fabuloso abbiamo preso l'ammorbidente concentrato. Questo è vaniglia e sembra arancio, mandarino, Mandarino, non lo so. so. Non lo so, Sono comunque con oli 76 essenziali. lavaggi e questo qua è 1,09 litri. È Perché veramente ormai lo tanto. riconosco. Guardate, se lo riesco a trovare, No, bravo, amore. vedete? Ormai so già il formato. Della marca Monini abbiamo preso 2 bottiglie di olio extravergine d'oliva da 1 litro perché c'era l'1 più No, 1. 750 ml. Ah, perché non leggevo dietro. Questi sembravano piccini, eh? Sono 750 ml, ma comunque l'1 più 1 sempre. Latte. Poi, per mia mamma, ho preso della marca Granarolo latte senza lattosio. Meno 30% di zuccheri Rispetto al rispetto al latte. latte, perché lei il latte senza Ma scusa, lattosio una curiosità, di che cosa sa di latte? è latte normale, Non l'ho mai assaggiato, posso soltanto assaggiarlo? No, che lei aspetta. il la Eh? La domanda è incartabollata. soltanto che mia madre il latte senza lattosio lo riesce a digerire.
c'è anche il latte UHT. Ma scusami, una cosa che ti chiedo. Praticamente quando tu bevi il latte e vai in bagno e ti scappa la dissenteria, diciamo, per essere educati, è perché non digerisci il latte? Tanti perché non riescono... Allora, io anche, io a me fa sto effetto, quindi io non digerisco il latte? Può essere. Allora devo bere anche senza lattosio. Senza lattosio non ti impagare. Più leggero comunque. Non solo quello caldo, perché quello freddo non mi fa questo effetto. Quello farà magari dopo, non lo so. No. Allora, siamo andati a prendere tre confezioni di zucchine. Una pagata, scusatemi, una pagata 2,23€, una pagata 2,35€, una pagata 2,06€. Perché ci siamo accorti che due confezioni non ci bastavano più. Vero? Poi, reparto gastronomia, siamo andati a spendere 12,34€ e abbiamo preso la coppa e due confezioni di nerbetti. Allora, della marca Riso Scotti abbiamo preso 4 arancini, che questi sono giganteschi, sono 300 grammi a confezione. Sono buonissimi. E sono buoni, sì. E ha fatto un po' di bricio, guardate, l'impanatura. Poi abbiamo trovato della Cameo, adesso ve le faccio vedere, le pizze ristorante al prosciutto, ne abbiamo prese una... Una al prosciutto. Una agli spinaci. No, due agli spinaci. Aspetta, allora, eccole qua, due agli spinaci, una al prosciutto e una pizza saporita margherita. E poi... Già che c'eravamo, abbiamo preso una cosa sana da fare al forno. Abbiamo preso le della, te, vero? Della marca Bonduelle, le coccole, che sono 8 e sono fatte con broccoli e carote. Non so se notate che questa spesa comunque è più sana delle altre, a parte comunque le chiacchiere che sono per i suocerini. Questo qui, ma vabbè, però tutto il resto è molto sano, eh. Allora, per la mia bimba abbiamo ho preso una confezione di Coco Pops, queste qua a forma di barchette, marca Kellogg's, che questi qua sono 450 grammi, sono nuovi formati, sono molto buoni. Che poi il bimbo me le frega. Ecco, esatto, perché nel latte sono squisite. Poi abbiamo preso una rete di clementine che non riuscivamo a trovare nella scorsa di reparto. Sono 2 chili. Sono 2 chili queste qua. Sono buonissime. E praticamente Chiara le fa come le ciliegie, una tira l'altra. Subito mangiare una. Apri. Aspetta, apri, aspetta. Apri. Subito una. Ecco qua, sono mangio. Poi abbiamo preso un casco di banane, pagate 2,25€. Poi, come ultimo prodotto video spesa fatto da Esselunga, allora, come ultimo prodotto abbiamo preso 2 confezioni, perché c'era l'1+1 di Levissima Naturale, sono 6 bottiglie per 2 litri, stavolta ho convinto Chiara. Però la fare scorta, sai? E... Perché questa qua, una confezione la compri e una è gratis. E questa qua è da 2 litri, quindi 12 litri di acqua gratis conviene, cavolo. E ve ne ho fatta vedere solo una perché questa pesa veramente. Vabbè, vedete sullo scontrino. Bene amici, io spero che questo video spesa fatto da Esselunga vi sia piaciuto, vi abbia intrattenuto e abbiate preso spunto dai prodotti che vi ho mostrato. Bene, io vi auguro una buona serata, mi raccomando iscrivetevi al canale di Coppia Davide e Chiara Channel, al canale Chiara d'Alessandro e al canale Chiara d'Alessandro SMR. E rinnovo ancora una buona serata, io vi mando il solito bacione, il solito yeah e ciao!